Siria c'è il fallimento della politica internazionale, con responsabilità enormi degli Stati Uniti e della Russia, l'assenza di un protagonismo europeo, ma la Siria segue la Libia, che segue l'Iraq, l'Afghanistan, il fallimento delle politiche imperialiste di questi anni. Credo che dobbiamo costruire un mondo fatto di pace, di prosperità, di rispetto, di dialogo, di autonomie, senza avere pretese di esportare democrazie, di occupazioni, insomma un lavoro enorme da fare, però l'Europa si deve costruire attraverso i suoi popoli, attraverso le sue comunità, le sue città e non proseguire la strada delle concentrazioni dei poteri o dei nazionalismi o delle mura o del filo spinato. Stiamo veramente a un giro di boa che può essere una virata che porta verso un futuro migliore o verso il baratro. Spetta agli uomini, alle donne e non solo ai governi di decidere il destino del mondo. Beh, l'ONU ha dimostrato tutti i suoi limiti, francamente. La diplomazia dell'ONU stava lavorando da tempo, ma con risultati molto scadenti, quindi l'ONU non è riuscita a essere il luogo dove c'è il decisionismo dei governi di tutto il mondo. Si decidono altrove le strategie, ma questo vale anche per l'Unione Europea, dove le strategie principali le hanno decise alcuni stati, vedi la Germania su alcuni temi, e quindi anche adesso assistiamo a scelte che fanno gli Stati Uniti da una parte, la Russia dall'altra, quindi le scelte e le decisioni più importanti non vengono prese nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che fu pensato come il luogo per rafforzare la cooperazione, per scongiurare le guerre, per superare le crisi. Quante crisi sono state risolte presso l'ONU? Molto poche, anzi, forse nessuno.